La verità comunicata dal Vangelo di oggi è eclatante. Il peccato, anche quello che sembra più insignificante, paralizza l'anima. L'uomo contemporaneo conosce davvero cosa è il peccato? Il peccato è il no detto a Dio, un rifiuto ad essere abbracciati dal suo amore. Siamo purtroppo convinti che la misericordia di Dio copra qualsiasi tipo di peccato, a prescindere dalla nostra volontà. Sicuramente Dio perdona, ma non vuole essere preso in giro. Se qualcuno gli chiede perdono senza la ferma decisione di cambiare, non riceverà mai questo perdono. Infatti, senza la contrizione non è valido nemmeno il sacramento della contrizione. Oggi decidiamoci per Gesù. Lasciamo dietro di noi il peccato, la paralisi che impedisce di vivere la vita in totale libertà, e corriamo da Gesù nel sacramento della penitenza. Chiediamogli perdono e usciamone fuori trasformati, liberi e gioiosi. Quando commetti un peccato, ne sei consapevole, chiedi perdono a Dio o cerchi di giustificare la tua azione o il tuo pensiero? Cosa devi lasciare dietro di te per sentirti davvero libero?